questo manuale della felicità a cui ho dedicato più di 2 anni e mi sembrava fosse importante. Le mail che mi arrivano sono tantissime e una delle cose che più mi fa piacere è vedere come, applicando alcune delle regole di cui noi parliamo sui nostri giornali, su Rizza soprattutto, le persone mi scrivono che hanno ottenuto risultati sorprendenti, che sono passate ansie, paure, disagi, attacchi di panico, tristezze profonde, molti disturbi psicosomatici. Allora mi è sembrato il caso di scrivere un manuale per parlare dei codici, delle porte da aprire, delle chiavi che ci mettono nella stanza della felicità. Come è fatta la stanza della felicità? È una stanza vuota. È una stanza forse come tutte le altre, ma appartiene a un regno misterioso dove io non ci sono, non devo esserci. Ciascuno di noi vuole la felicità da protagonista. Vuole che la felicità sia qualcosa che gli appartenga e così la perde. E allora ho chiesto a Elisa, che è una grafica storica di Rizza, di illustrarlo questo manuale, di raccontarlo con le immagini, di accompagnare le cose che ho scritto con le immagini. E l'immagine che preferisco fra le tante che troverete in questo manuale in edicola è quella delle radici. Non la felicità delle foglie che sono caduche, passano. Non la felicità dei fiori che esplodono. Non la felicità degli altri che ci guardano, non la felicità delle cose che abbiamo ottenuto, non la felicità dei successi. No. Io parlo di una felicità che appartiene alle radici, una specie di energia, di quiete permanente, ma creativa. Io non so come sono fatto, non so neanche dove andrò. Però so che per esserci ci devono essere delle radici della mia pianta che mi stanno facendo. Sarebbe una ben misera vita se le perdessi di vista. E una ben misera vita se ragionassi soltanto come le foglie. Allora ho cercato, in questo manuale, ho cercato la permanenza. Tutto passa, tutto muta. Ma ci sono delle cose che posso fare per stare con me stesso bene? Essere felice nell'infelicità, nel dolore, a volte nella disperazione. Essere felice anche quando è capitato un addio, essere felice quando ti muore una persona cara. Quanti luoghi comuni abbiamo sprecato sulla felicità. Plotino diceva: guarda bene che se usi lo sguardo allargandolo, anche nei momenti tristi c'è qualche cosa che produce la felicità. Parlo molto della somiglianza con l'uovo. Per il guscio, l'uovo che si rompe quando sta per nascere il pulcino, è una disperazione, si frantuma. Che ne sa un tuorlo che partorisce un pulcino? Che ne sappiamo noi che dentro di noi il cervello ha una scorza bianca, la corteccia, la superficie è dentro, c'è come un tuorlo profondo che ci genera incessantemente, lì c'è la felicità. E quindi in questo manuale io ho cercato di parlare di tutte le cose che dobbiamo eliminare dalla nostra vita per entrare in rapporto con quel mondo che è una sorgente inesauribile da cui scaturisce incessantemente l'energia felice. Non è certamente la felicità banale di quando guardiamo certe trasmissioni inutili, non è certamente la felicità dei complimenti che ci fanno, non parlo assolutamente della felicità legata al fatto che
ti hanno fatto una promozione sul lavoro. No, 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 no. Io parlo della felicità delle radici. Ci sono delle regole senza le quali le radici non vibrano. È un'arte conoscere queste regole ed è un'arte applicarle, molto più semplice di quello che si pensa. Ma noi viviamo perché la felicità ci conduca. È la felicità che viene quando meno te l'aspetti, che viene nei momenti difficili, che ti fa venire quegli occhi per cui ti chiedono: ma che occhi hai? Non sarei mica innamorata o innamorato? Beh, quegli occhi che produciamo con quello sguardo fanno parte del nostro stare nel mondo. Sì, capiteranno dolori, disagi, addii, ferite, ma il nostro atteggiamento mentale, se impariamo a stare con noi stessi, è fatto per produrre incessantemente quella sostanza che è la gioia di vivere, che di notte svanisce nel sonno, che penetra e crea i sogni e che al mattino ci porta puntualmente al risveglio per la felicità della giornata. La felicità è attivata dalla sorpresa. Prova a dirti tutti i giorni: questo è uno dei codici, delle regole di questo manuale. Io sono vivo, non c'è niente da cambiare, non c'è nessuna meta da raggiungere, non c'è un percorso da fare. Sono vivo adesso. Questo è il primo codice su cui si apre la porta della felicità. Fatemi sapere cosa pensate di questo manuale, perché è un manuale a cui tengo moltissimo e l'ho scritto soprattutto per valorizzare ciò che ciascuno di noi possiede e che spesso ha dimenticato.